Cari lettrici e cari lettori di Ruminanzia, oggi incontriamo quella che in gergo chiamiamo la Fiera di Cremona, perché noi la chiamiamo così, non andiamo a specificare, tanto per noi diciamo che ci occupiamo di zootecnia, esiste sostanzialmente la Fiera di Cremona come sinonimo. E niente, questa intervista ce l'ha concesso appunto la Cremona Fiere, quindi abbiamo il presidente Roberto Biloni. Che chi non lo conoscesse, ecco, appunto, lo vedete sulla sinistra dello schermo, mentre a destra, vabbè, più noto, diciamo, per una più lunga militanza, il direttore della fiera, che è Massimo De Bellis. Quindi vi ringrazio di questo. L'argomento di questa intervista che faremo brevemente, che io già vi dirò che quale sarà il titolo dell'articolo, sarà La tenacia della fiera di Cremona. Perché? Perché apparentemente è tutto contrario a fare questa fiera come tante fiere, no? C'è una seconda fase del Covid, probabilmente, quindi un po' di rischi ci sono, però visto che l'agroalimentare ha retto sostanzialmente all'urto della pandemia, perché con un po' di scossoni, però noi abbiamo retto come settore. Visto che le fiere internazionali zootecniche, e in particolare la fiera internazionale del bovino da latte, è un evento fondamentale perché storicamente ha sempre un po' rappresentato il capodanno delle nostre attività, no? Perché in fiera sostanzialmente ci si guarda in faccia, si chiacchiera, si ascoltano i convegni, si guardano gli animali belli, ma poi alla fine della fiera si decide cosa fare per l'anno che verrà, investimenti, scelte, un po' si percepiscono gli umori, per cui io sono molto molto contento che questa fiera anche in un'edizione speciale si farà. Poi sarà più digitale, più analogica, questo un po' saranno l'Organizzazione Mondiale della Sanità, o meglio il nostro Istituto Superiore della Sanità che ce lo dirà. Per cui mi fermo qui in questa breve introduzione e volevo appunto chiedere al Presidente, a Roberto Biloni. Presidente, lei diciamo, si trova a gestire la fiera in un momento diciamo, delicato per il nostro Paese. Quindi, però le vorrei chiedere, in particolare per quanto riguarda le fiere zootecniche, che impronta vuole dargli? Cioè, come vuole rivedere, se la vuole rivedere, la mission di questa fiera, in questo contesto? Io mi sembro sempre dire sì, è la fiera di Cremona, ma in realtà questa è la fiera della zootecnia da latte italiana, per quanto ci riguarda, poi ci sono altre specie. È a Cremona perché è giusto che sia lì, ma insomma, questa è una fiera del nostro paese. Certo, beh, innanzitutto la ringrazio, saluto lei e saluto anche i telespettatori che ci vedranno in questa intervista. La domanda è una domanda, credo, non è difficile, voglio dire, fare la domanda, è forse più difficile rispondere, nel senso che io sono stato eletto il 26 di giugno con un consiglio di amministrazione che è partito subito con l'idea che comunque le fiere, in ogni caso, andavano fatte. Ma andavano fatte perché? Ma perché è proprio nei momenti più difficili, alla fine, che bisogna reagire. E credo che l'Italia oggi abbia bisogno di questa reazione. È una reazione che, secondo, dal nostro punto di vista, dal punto di vista mio, ma del Consiglio di Amministrazione, è quello che è come facciamo noi nelle nostre imprese e nelle nostre attività. Dobbiamo investire quando vediamo che le cose magari non vanno troppo bene. Quindi io ho bisogno di investirci. In questo caso stiamo investendo personalmente come consiglio in una situazione di Covid che a Cremona ha portato alla più alta percentuale di morti in proporzione alla popolazione, cioè Cremona è la prima in Italia. È la prima, dico, a dover sopportare questo peso e quindi anche una volontà che noi vogliamo far emergere Cremona da questo tipo di situazione. La fiera della musica che si aprirà venerdì questo proprio, il 26, viene fatta in una modalità diversa e viene fatta in città con degli eventi in città. La fiera del bovino da latte noi la proponiamo sempre in fiera, sempre nei nostri padiglioni, che andrà dal 3 al 5 di dicembre e l'abbiamo spostata un po' per andare un po' più in là e vedere magari con la questione del Covid se ci si allontana un po' dalla prima ondata, no? Quindi magari potremmo avere una situazione di più sicurezza.
dall'altra parte anche il discorso dei bovini e quindi la presenza anche dei bovini. A questo punto devo dire che c'è stata fatta richiesta da alcuni allevatori, conoscenti, amici, eccetera, insomma che loro volevano rappresentare ancora i loro animali all'interno della fiera. In questo caso è condivisibile la scelta di Anafi, dal loro punto di vista, di non partecipare alla fiera per motivi di Covid. Lei lo diceva prima proprio nel suo intervento, a livello internazionale le fiere in un certo senso quest'anno sono ferme al di fuori dell'Italia e noi siamo i primi a partire, proprio esprimendo quella volontà e coraggio e voglia di fare. Ma questo non impedisce, voglio dire, a qualche allevatore di poter partecipare alla nostra fiera. E noi abbiamo dato la disponibilità, abbiamo mantenuto questo rapporto con Anafi, chiedendo loro eventualmente anche una collaborazione, perché sono i nostri principali partner e lo sono sempre stati. Questo è importante e riteniamo che ci saranno ancora anche l'anno prossimo, quindi i vari incontri che andremo a fare. Ma soprattutto questa volontà, dover esprimere questa volontà di voler fare la fiera, significa aver coraggio di muoversi. Muoversi e reagire. Credo che non abbia bisogno solo la fiera di Cremona, ma abbia bisogno Cremona, ma abbia bisogno di tutto il paese. Tutta l'Italia ha bisogno di questa volontà. Lei ha usato un termine tenacia. Tenacia mi è stato detto anche ieri in un incontro, perché vedono questa grande forza. Ma quando parliamo di fiera di Cremona, parliamo di una fiera che storicamente è nata nel 1946, quanti anni ha? 80 anni? Quindi 75 anni di storia. E quindi la fiera di Cremona si sta rinnovando, sta preparando un proprio progetto. È un'edizione speciale, quella del 3, il 4 e il 5 di aprile, ma che sarà ricca di novità. Ma okay, sono delle novità che soprattutto si tirano fuori i momenti difficili. Quando si parla di investimenti non si parla solo di soldi. Investimenti soprattutto, secondo me, quelli che valgono di più sono quelli delle idee. E quest'anno la Fiera di Cremona sta mettendo in gioco e sta facendo gli investimenti di idee. Sono quelle che riempiranno in termini di contenuti, perché sono quelli che valgono, il progetto di rilancio della fiera. La fiera non ha bisogno solo di muri, ma ha bisogno di contenuti nel progetto. Non ha bisogno di infrastrutture o perfezionamento o abbellimento delle nostre aiuole o un bel ingresso. No, la fiera deve essere un momento e lo strumento per far passare dei messaggi. Quei messaggi che poi dopo dovrebbero cogliere gli agricoltori da una parte, gli espositori dall'altra, anche se il proprio fine, diciamo uno dei fini importanti delle fiere è quello di mettere insieme chi vende e chi compra, quindi fare business, ma ancora più importante se dentro questo rapporto ci mettiamo il discorso del messaggio di quello che dovrà essere l'agricoltura in futuro, di della sostenibilità dei nostri prodotti e delle nostre attività. Questo è emerge da qua il coraggio, la voglia di reagire e la voglia di dare un riscontro e una risposta a tutti i nostri visitatori e espositori. Presidente, condivido in pieno questo passaggio che lei ha fatto sull'aspetto anche emozionale. Cioè, la Fiera di Cremona, per quanto io ormai la frequento, insomma, non voglio dire da 40 anni perché mi vergognerei dell'età, ma insomma, siamo lì vicino, è indubbiamente un momento di business, di incontro della produzione primaria che si incontra tra loro con il terziario, con il commercio, con l'industria, e questo sicuramente è una filiera che si rappresenta e che ci vede anche vincenti nel mondo. Ma un collante di tutto questo è sicuramente l'aspetto emozionale, perché tutti noi a vario titolo siamo appassionati di questa cosa, sia di allevare le vacche che di seguirle, che di nutrirle, che di accudirle in qualche modo, eccetera. Vorrei chiedere a questo punto al direttore, a Massimo De Bellis, dottor De Bellis o Massimo, come a volte insomma ci chiamiamo abitualmente, dottor De Bellis, ci puoi spiegare in pratica cosa significa questa edizione speciale? Cioè cosa ci sarà di diverso rispetto all'edizione non speciale dello scorso anno, o quella che sarà immagino in futuro, cioè in pratica come avverrà questo, se puoi dirlo, se ci sono già cose che si possono rilevare. Certo, grazie Alessandro intanto.
Dunque, l'edizione speciale è speciale perché intanto è una nuova modalità che viene inevitabilmente messa in campo da chi organizza eventi in questo periodo. Noi la interpretiamo così, sapendo che non è assolutamente mai sostituibile l'incontro, quindi la componente analogica come l'hai chiamata prima, ma in questa circostanza in ogni caso ci sono le condizioni per garantirla, perché la nostra fiera sarà evidentemente in sicurezza rispettando tutti i protocolli che sono già stati concordati dalla nostra associazione con il Ministero. Quindi ci saranno le regole alle quali obiettivamente siamo anche già abituati, perché sono quelle che abbiamo nella vita quotidiana dall'andare a fare la spesa piuttosto che andare al ristorante. E questa già, diciamo, ha una connotazione d'obbligo di specialità. Nello stesso tempo però, proprio per far fronte a tutte le eventualità di qualsiasi cosa che dovesse succedere strada facendo e o comunque anche per poter rispondere a chi per qualche motivo non può raggiungerci, sto pensando ad esempio anche ad alcuni operatori internazionali che tipicamente vengono ma che se non hanno il visto per venire in Italia con tutta la loro buona e la nostra buona volontà non potranno farlo. Allora in questo caso mettiamo in campo anche una componente digitale che non è alternativa ma è complementare. Quindi gli eventi potranno essere in presenza o in digitale, online. Qua c'è un ulteriore vantaggio, e anche questo diventa una componente della specialità, che a differenza delle fiere tradizionali, che tipicamente si svolgono nei giorni della fiera, le aziende e gli operatori potranno usufruire di ciò che hanno perso perché non avevano tempo, perché avevano delle contemporaneità, perché è successo qualcosa che gli ha impedito di assistere a un seminario, a un workshop o anche a parlare con un'azienda, perché evidentemente l'aspetto commerciale è sempre determinante, potranno farlo anche successivamente alla fiera, diciamo nei giorni dal 3 al 5 dicembre. Poi, evidentemente, dobbiamo rispondere con le modalità espositive a qualcosa che sia fattibile e fruibile in questo periodo. Fattibile e fruibile passa anche attraverso la sostenibilità per le aziende e per gli operatori. Per le aziende perché possano fare qualche cosa che sia logisticamente fattibile, quindi ridurremo al 90% tutte le attività tipiche per gli addetti ai lavori, sono cose ovvie, l'allestimento, le operazioni per carico, scarico, tutte queste modalità che le semplificheremo al 100% dando assistenza appunto al 100% alle aziende, per i visitatori garantendo ad esempio il distanziamento. Quindi le formule espositive saranno da un lato semplificate, ma dall'altro a garanzia di possibilità di distanziamento. Faccio un esempio pratico, l'operatore incontrerà la persona di riferimento presso lo stand, potrà decidere di interagire con il commerciale che si trova a chilometri di distanza perché è rimasto in ufficio in quanto ha preferito così o non autorizzato a muoversi dalla casa madre, oppure spostarsi in una zona, diciamo, una zona franca dove incontrarlo in totale serenità. Poi la specialità è anche nel come lo svilupperemo, quindi nel layout espositivo. La presenza di animali che citava prima il Presidente non la considero un'eccezionalità la qualità degli animali che saranno presenti, perché quelli sono i nostri animali e da sempre rappresentano l'eccellenza italiana, talvolta anche internazionale, ma saranno presenti nei padiglioni a stretto contatto con gli stand espositivi. Quindi il ring, per esempio, vicino agli stand, con gli animali vicino agli stand. Questi sono degli elementi. I contenuti tecnico-scientifici, quindi, che ci hanno sempre caratterizzato, perché noi da sempre investiamo molto nel riunire le principali realtà del settore, mi riferisco alla componente tecnico-scientifica, università, centri di ricerca, ambiti evidentemente giornalistici, questi avverranno in presenza ovviamente con le regole che dicevo prima, quindi quelle a cui dobbiamo attenerci per il distanziamento e per
tutte le varie attività, sanificazione e via dicendo, ma andranno anche online. Se dovessero essere, come saranno, degli eventi più tecnici e prevede interazione, utilizzeremo una piattaforma che consenta di farlo. Se fossero più, diciamo così, divulgativi, andranno anche in diretta streaming dove non è prevista interazione. Però questo sempre nel avere ben presente l'obiettivo, cioè dare un segnale, dare dei contenuti seri e concreti d'alto livello, che non forniamo noi ma che forniscono i tecnici che intervengono, e nel dare tutto in chiave di sicurezza e secondo le modalità che i nostri visitatori, da sempre iper specializzati, vorranno utilizzare da casa, dall'ufficio, in fiera 3 giorni, in fiera 2 giorni. Perfetto. Chiarissimo Massimo, come sempre. Ovvio dire che Ruminanzia ci sarà, farà di tutto affinché questa fiera sia più bella e più superba che prima, no? Come diceva Petrolini. Quindi che sia anche nella confusione, un po' nella paura, un po' in queste cose, abbia la dignità che merita. Quindi Ruminanzia ci sarà con il ruolo, diciamo, che ha avuto anche nelle altre 2 edizioni. Cercheremo di fare il possibile. In questi giorni stiamo insieme appunto all'Ente Fiera organizzando degli eventi. L'esperimento, diciamo, digitale l'abbiamo fatto insieme in tempi non sospetti anche lo scorso anno. Devo dire che è andato molto bene. Il vedersi è un piacere che il digitale non può in qualche modo sostituire, ma insomma venderemo cara la pelle a questo coronavirus e quindi faremo di tutto. A breve vi terremo informati voi lettori su tutte le evoluzioni del calendario che la fiera sta preparando, quello che prepara noi lo integreremo, insomma faremo di tutto, presidente e direttore, che questa fiera sia veramente un inizio, perché un po' il lockdown ci ha lasciato un po' questo, che probabilmente tante cose del passato non le possiamo far più e non le dobbiamo far più, e quindi c'è un nuovo inizio. Tutto il mondo si sta chiedendo qual è il modello, diciamo, di sviluppo che la zootecnia dovrà avere. Questo sta avvenendo in ogni parte del mondo e l'Italia, come sempre, io credo farà la sua parte. Quindi io vi ringrazio e ci daremo appuntamento e ci vedremo in fiera. Grazie Presidente, Direttore, e alla prossima. Grazie Dottore, grazie a tutti. Grazie, arrivederci.